Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla serie delle 7, la Seven Series, una cosa del genere. Ragazzuoli, siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo, siamo nelle ultime 10 ore della chiusura, alla chiusura del mercato di gennaio. Intanto Immobile è passato dalla Lazio a Bayern di Monaco per 67, porca miseria, bello acquisto a Bayern di Monaco, complimenti, una caterva di soldi, una carrettata di soldi per la Lazio, però grande colpo del Bayern di Monaco. Dicevo ragazzi, siamo a 10 ore dalla fine del mercato. Io prima di partire col video vi ringrazio per aver guardato, per i like che lascerete, per i commenti, per il supporto che date e darete a questa serie. E niente, no, possiamo partire ora tranquillamente con questo. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Facebook e su... basta, su Instagram e su Facebook mi trovate sempre come Maullo941. Vi aspetto numerosi. Allora ragazzuoli, noi abbiamo una rosa che comunque è messa bene. Una rosa che comunque è messa bene. Nel senso, noi puntiamo molto sui giovani, quindi direi di non toccare nulla, di concludere queste 10 ore di mercato e andare avanti e poi vedere cosa succede. È inutile, vediamo se arriva qualche offerta per qualche giocatore. No, gli unici che possiamo realmente vendere potrebbero essere il portiere, potrebbero essere un difensore centrale e potrebbe essere l'esterno sinistro, però perché sono loro i giovani che noi abbiamo dentro che possiamo rimpiazzare eventualmente cessioni, che offerte che arrivano al momento, ma per ora non sta arrivando niente, c'è tutto silenzio, 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 non si muove un proprio niente, non si muove assolutamente niente. Offerte per il trasferimento. Steven Hold. Steven Hold è un 60, 33 anni, 33 anni, 60, 130. Aspettate un attimo, perché noi se non sbaglio in difesa abbiamo Hamilton tra i giovani che potrebbe prendere il posto. Dov'è Hamilton? Hamilton ha 16 anni e un 38, mamma mia. Dovremmo allenarlo pesantemente, però promette bene Angus, il nostro Angus. Va bene, facciamo la pazzia, raga, facciamo la pazzia. Vendiamo Hold, che 33 anni, un 60. Vendiamo Hold, signori miei. Andiamola a trattare. Lui quanto vale? Vale 120, ci hanno offerti 130. Vediamo se riusciamo a piazzarlo a 150, dai. Vediamo se riusciamo a piazzarlo, a piazzare l'offerta a 150, 120, 130, dai, rinegozio offerta, 150, dai zio, 150 è un ottimo difensore, e accettano 150.000, buono così, vediamo se riusciamo a levare Hold e ci portiamo a casa Hamilton, raga, lo facciamo crescere bene, vedete che sarà una bella sorpresa Hamilton. Vediamo se arriva qualche altra offerta, se Hold viene definitivamente venduto o se rifiuta l'offerta di non so neanche che squadra era quella che gli ha offerto il contratto. Però attenzione, la trattativa va per le un lunghe, non arrivano notizie da parte di Hold. Che sta a fare? Accetta o non accetta Hold? Vedi se mi fa concludere il mercato e accetta dopo? Ma perché non arrivano notizie su Hold? Due notizie allo scadere, proprio all'ultimo momento. Dico, ma che razza di cosa è? Aggiornamento mensile dell'osservatore. Anzi no, sono 4 mail. Resoconto mensile della squadra prima. Aggiornamento dell'osservatore. Stop la trattativa del trasferimento per Hold. È saltata perché non si è riuscito a trovare l'accordo. Ma porca miseria, Hold. Andiamo a vedere con Larry cosa ci ha portato dalla Scozia. Arthur Morrison 51-67. No. Riley Rose 66-90. Lo teniamo lì. Lucas McLean no, 53-73 no. Rob McNeil 51-77 no, il portiere già ce l'abbiamo, raga. E Jack Taylor 57-77 no, ci teniamo solamente questo Riley Ross, che secondo me 66-90 potrebbe essere interessante, ma non troppo. Allora, abbiamo la prossima partita con il Cheltenham, la squadra, raga, io non toccherei nulla a parte levare un Bulu, che non so cosa ci faccia lì un bulo, ma torna in campo Hold. Park, Raja, Delev, Lewis, Wilding, Tonev, Schmidt, Stockholm, Lewis, Brewitt. Facciamo giocare Diagugurara. Il nostro Diagugurara, signori miei. Torna in campo lui. Andiamo come al solito a simulare. Ricordiamo, l'obiettivo è raggiungere la Premier, la Premier. Siamo al 1 febbraio 2020. La Premier, simulando tutte le partite.
Io e noi stiamo già facendo una stagione col Venezia in cui stiamo giocando nel tentativo di raggiungere il triplette. Con i Gamberetti noi stiamo a simulare tutto. Dai, raga, dai, Gamberetti, siamo fuori casa contro il Cheltenham. Ai 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 ai. 2-2, va bene. Gol di Stockman e Sluv, va bene, va bene. Ci hanno pareggiato sul rigore, mannaggia. Allora, 66esimo con Raid, e va bene, dai. Un punticino fuori casa portato a casa. Un punticino fuori casa portato a casa. Cosa ho detto? Non lo so. Allora, Raid, Hamilton, Mitchell, Nicholas e McNeil. C'è da confondersi con tutti questi nomi, raga. Dai, dai. Mitchell, il nostro Mitchell sale a 57. Bravo Mitchell, bravo Mitchell. Promette bene Mitchell. Mitchell promette veramente bene. Andiamo avanti. L'anno prossimo, se riusciamo a centrare, siamo quarti, 57 punti. L'anno prossimo, se riusciamo a centrare la promozione, raga, resoconto mensile, squadra primavera non mi interessa. Riusciamo a centrare la promozione, raga, ci sarà una rivoluzione nella rosa che voi neanche vi immaginate. Voi neanche. Bagaré sta attraversando un buon momento. Bagaré mio, sei molto scarso come giocatore, però ti diamo la possibilità, se no ti offendi, crei disagio nello spogliatoio e questa è l'ultima cosa che io voglio. Diamo una chance a Bagaré, signori miei. A Bagaré, diamo una chance anche a O'Sullivan prima che si arrabbia. Facciamo giocare anche Craston. Facciamo giocare Lewis. Anzi, Brewitt. E qua davanti possiamo far giocare qualche attaccante? No, 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 no. Anche perché abbiamo le partite ravvicinate, quindi un po' di turnover lo dobbiamo fare, raga. Se no noi non ci spicciamo, non ci riusciamo ad andare avanti. In casa contro il Mansfield. In casa contro il Mansfield. Dai, raga, ci servono 3 punti. Siamo in casa. Io sto sbagliando a far giocare Bagaré, raga. Ho dato fiducia a Bagaré nella partita sbagliata. Ai 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 ai. 2-0, bella così. Gol di O'Sullivan. E Wilding 2-0, importantissimo. Fuori Leitch, dentro Slow. Buona così, raga. Buona così. Bella, bella, bella. Tanta roba, tanta roba. Andiamo a fare gli altri allenamenti per i nostri giovani. Allora, McNeil diventa un 59. E Nicholson, no, diventa un 58. E Nicholson diventa un 59. Buono, raga. Buono, raga. L'anno prossimo la corsia di sinistra sarà tutta rifondata. Tutta rifondata. Siamo quarti a 60 punti, raga. Buono, buono. Siamo a 7 punti dal limite dei playoff. Dai, così. Ci stiamo difendendo bene. Un bel campionato, raga. Un bel campionato. Speriamo l'anno prossimo di non fare dei scivoloni terribili. Dei scivoloni terribili. Allora, risistemiamo la rosa. Fuori Sullivan, dentro Delev. Fuori Bacaré, dentro Hold. Fuori Craston, dentro Park. E fuori Wilding, dentro Lewis, fuori Brewitt, dentro Diagurera. Così abbiamo cambiato un po' di cose e la rosa dovrebbe essere tranquilla. Abbiamo fatto un po' di turnover in queste due partite ravvicinate, che secondo me è stata un'ottima soluzione. In casa contro il Maxfield. Dai, raga, dai, raga. Ai 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 ai, loro vengono da un pareggio contro il Leyton Orient. E contro di noi pareggiano pure. Porca miseria, gol di Raja e Lewis. E loro, no, abbiamo pareggiato noi l'85esimo con Raja. Mizzica, porca miseria, abbiamo ciuffato un punticino importantissimo. Continuiamo a tenere il quarto posto a 61 punti, signori miei. 61, 61. Il Colchester, che è terzo e va in promozione diretta, è a 65, 4 punti sopra noi. Certo, riuscissimo, però con una partita in meno. Ho una partita in meno. Colchester era una partita in meno, sì. Allora, qui siamo tutti titolari. Io direi di levare Lewis e fare entrare Wilding. Così risolva il suo posto titolare con Diagura. Perfetto. Manteniamo loro, raga. Io non ho visto se potevo fare gli allenamenti, però non è andata così. Potevo fare gli allenamenti? No. Contro il Grimsby. Contro il Grimsby. Grisby, sembrano i biscotti Grisby, che vengono da una sconfitta contro il Bradford City per 1-2. E noi che ci facciamo? Ci vinciamo! Bella così! Gol di Lewis e di Leitch. E di Leitch Smith. Bella così. Cartellino giallo per Hold e Sutton. Fuori Delev e Stokov per Lewis e Slow. Buono, 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 raga. 2-0 pulito. Pulito, pulito. Importante anche, importante. Allora, andiamo a fare gli allenamenti. Continuiamo a concentrarci su loro, raga. Lewis è ancora. Lewis non ha neanche raggiunto i 40. Cioè, Lewis l'anno prossimo mi deve guidare la difesa. Non ha neanche raggiunto i 40. Ma stiamo.
Finalizzazione, posizione, attacco. Ma in cosa si sta allenando Lewis? Raga, potenza, tiro, passaggio corto, finalizzazione, passaggio, posizione, attacco. Gli abbiamo sbagliato l'allenamento a Lewis. Dobbiamo cambiare l'allenamento a Lewis, raga. Fail terribile, fail terribile. Abbiamo sbagliato completamente l'allenamento a Lewis. Ecco perché non saliva. Grazie per il congesto, apprezzo il tuo impegno. Bravo Sullivan. Bravo Sullivan, bravo così. Bravo Sullivan. Andiamo avanti. Contro chi giochiamo la prossima partita? Contro aggiornamento mensile. Oh, abbiamo l'aggiornamento dell'altro osservatore. Allora, calma e sangue freddo. Vediamo chi ci ha portato McNeil dall'Inghilterra. Joel Davis, 49-67, può tornare dove è venuto. Billy Martin, 55-77, torna dove è venuto. Marcus Phillips, 64-86, torna da dove è venuto. E poi c'era Sullivan, no, Craston, che sta attraversando un buon momento. E lo faremo giocare con al posto di Park, raga. Allora, non si sta lamentando nessun altro, quindi facciamo, se leviamo semplicemente Park per Craston. E va bene così. Sì, l'unica sostituzione che andiamo a fare. L'unica sostituzione che andiamo a fare per questa partita. Dopodiché scendiamo in campo contro il Carsley. Carsley. Non le so pronunciare le squadre di questa lega. Che viene da una vittoria contro il Crawley Town. Aia, 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 aia. Vinciamo noi! Grande così. Vittoria di Stockholm. Gol di Stockholm e di Leitch. Ammonito di Agugurara. Sostituiti Delev e Wilding per Brewitt. Brewitt e Lewis. Buono così, raga. Buono così. Dai, 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 dai. Allora, andiamo a leggere le mail. Giocatore squalificato. Di Agugurara. Va bene. Di Agugurara la prossima partita non la gioca. Prestazione autorevole di Craston. Bravo, Craston. Andiamo a fare gli allenamenti e migliore sostituiamo l'allenamento di Hamilton, che si sta allenando in qualcosa che non c'entra niente, signori miei. Difensore centrale, no, Old Hamilton. Dov'è Hamilton? Scenari difensivi. Ma che sto, perché siamo arrivati lì? Questo. Scenari difensivi e spento. Intercettazione del tuo difensivo contro il piede scivolata. Questo, lì ti devi allenare, zio, se no non crescerai mai. McKinley. Dribbling, velocità scatto, dribbling, controllo, intercettazione, scelta difensiva, finalizzazione, posizione d'attacco. Anche raid, dico, potrebbe essere. Dov'è raid? Raid. È suggerito, difficile questo? No. Alleniamolo in qualcos'altro di sempre difficile, ma controllo palla. Questo? Velocità scatto, agilità, controllo palla e dribbling. Ecco, alleniamolo lì. Dai, è così. Vedi Hamilton come sale di brutto? Dai, quantomeno a 40 ci è arrivato, raga. Quantomeno a 40 Hamilton ci è arrivato. Dai, va bene così, va bene così. Arriviamo a ridosso della partita, la prossima partita. Vediamo se arriva qualcosa di interessante. Noi siamo quarti a 67 punti, ma il Colchester ha una partita in meno. Perché non fanno giocare il Colchester, signori miei? Colchester ha una partita in meno. Siamo a un punto dalla promozione diretta con i nostri gamberetti, ma il Colchester ha una partita in meno. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il sostegno che darete a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!